il terzo programma TV preferito di tutti! Guess the Kid! Sono il presentatore Dilbert Palmero, ma passiamo ai concorrenti di oggi. La prima viene da Cedar Springs, Wisconsin, e si chiama Fred Pepperton. Fred? Un nome interessante per essere una ragazza. Mio padre voleva un maschio! Fantastico, ok! Il secondo viene da Baton Rouge, Canada. Si chiama Rick Thomas. Rick? Un nome interessante per un ragazzo. No, non è vero! Fantastico, ok, ok! Ora cominciamo a scartare. Ricordate, la regola di questo gioco è semplice. Indovinare che cos'è. Sila, vai col primo regalo. Ok, Fred. Hai a disposizione 7 minuti per indovinare. A partire da... Uno skateboard! Esatto! E dato che hai indovinato cos'era, meriti di riceverlo, il regalo! Evviva! Ok, Rick, tocca a te. Indovina cos'è. Quella è una chitarra. Oh, no, mi spiace, no. È una pila di calzini arrotolati. Aspetta, cosa? Oh. Sul serio? Peccato. Ok, Fred, torniamo a te. Indovina anche questo. Una TV a schermo bianco. Esatto! No, oh, la volevo io una TV. Fred, sei un vero asso a questo gioco. Rick, puoi fare di meglio. Ok, questa dovrebbe essere facile. Sì, quella è per forza una bici. È la tua risposta definitiva? Yep, molto più che definitiva. D'accordo, perché questa volta, di certo, sì! Non è una bici. Mi spiace, sono tanti calzini arrotolati. Aspetta, cosa? Ancora calzini? Non sei molto bravo a questo gioco. No, in effetti. Non prendertela. Ok, Fred, indovina l'ultimo oggetto. Sila? Contiene un buono per 6 giorni, 7 notti in crociera alle Hawaii in compagnia della regina d'Inghilterra e della Guardia Reale. Esatto! Come hai fatto a indovinare una cosa del genere? La regina! Non vedo l'ora di poter fare snorkeling con lei alle isole Hawaii. È lo stesso per me. Nigel! Giusto, in teoria non dovrei parlare o fare sport. Fantastico! Ok, Rick, è la tua ultima opportunità per riuscire a vincere qualcosa. Sila? Indovina, cos'è? Cavolo, non lo so! Sarà un altro ammasso di calzini arrotolati! Oh, no, Rick, era un'auto! Pensavo che ci saresti arrivato. Era abbastanza ovvio anche per me. Ma tutti gli altri erano calzini! Povero Inetto. Che nel linguaggio reale sta per imbranato. Peccato tu non te la sia aggiudicata, Rick, perché il vero regalo si nascondeva dentro il regalo. Sila, facci vedere cosa c'è nel cofano. Avresti vinto $1 milione, Rick. Un milione. Non mi importa, ora prenderò i soldi e l'automobile. Prendilo, Nigel. Ma questa è l'ora del tè. Fallo e basta. Sì, d'accordo. Non mi toccare. Fantastico, e questo era il nostro show. Ci vediamo la prossima volta. Guess the Kid. Puntata mozzata.